Alle mie spalle la stazione dei carabinieri di Andria. Questo che vedete è l'esposto che ho appena depositato presso i carabinieri, indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, perché le cose che si dicono si fanno, almeno dalle nostre parti. Noi non le annunciamo, noi le annunciamo e le facciamo. Alla faccia dei parolai, alla faccia dei politici che parlano sempre in ultima istanza. La Regione Puglia convoca la quinta commissione consiliare a maggio, si decide che l'ente provincia mette a disposizione centinaia di migliaia di euro per fare delle opere e per la messa in sicurezza della strada provinciale numero 2 Andria Canosa, quindi della rotatoria con lo svincolo per Montegrosso, a maggio, 180 giorni di tempo, poi qualcuno si accorge dopo 5 mesi, ad ottobre, nella commissione consiliare di lunedì scorso, dove io ancora una volta c'ero, si accorge che le opere non sono state realizzate. La rotatoria continua a mietere incidenti e per fortuna non ancora vittime. Stamattina, verso le 23:30, l'ennesimo incidente gravissimo con addirittura l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere lo sfortunato automobilista. E allora che facciamo? Continuiamo ad ascoltare i parolai? Oppure chiediamo alla Procura, come ho fatto questo pomeriggio qui presso i carabinieri, di accertare i motivi della mancata messa in sicurezza di quella rotatoria? Peraltro siamo in prossimità della campagna olivicola, siamo in prossimità di una percorribilità enorme di quella arteria stradale, quindi ancor più pericoli. Allora, poiché noi di Io Ci Sono, morti sulla coscienza, non ne vogliamo, al contrario di qualcun altro che evidentemente continua a riposare sonni tranquilli, aspettando solo il momento per fare propaganda e nel frattempo, in questi 5 mesi, ha dormito, noi invece agiamo. Da buoni cittadini, da osservatori civici, da coloro che da 42 anni intendono rappresentare gli interessi legittimi dei cittadini, al di là e oltre la politica, perché la politica è un limite, la politica è l'appagamento di chi ha bramosia di potere, ma poi quando perde l'ombrello, quando esce dai paracadute protettivi, sappiamo che tornano nel loro habitat naturale, spesso nel nulla. Oggi qui abbiamo ancora una volta presso la stazione dei carabinieri di Andria esercitato appieno il nostro dovere civico e il nostro diritto di sapere se qualcuno ci stia prendendo in giro, ovviamente il tutto questo con riserva di denuncia querela nei casi in cui dovessimo ravvisare ulteriori elementi aggravanti di una situazione già di per sé gravissima. Savino Montaruri dalla stazione dei carabinieri di Andria, l'esposto alla magistratura è partito, adesso vedremo se non metterete in sicurezza quella rotatoria di Montegrosso. Auguri a tutti.